Rilanciare il Monte Amiata, l'antico Olimpo degli Etruschi, che oggi ha grandi potenzialità turistiche e ambientali, non sfruttate adeguatamente. È questo l'obiettivo dell'intesa firmata oggi a Firenze dalla Regione Toscana, insieme ai 13 comuni dell'Amiata, per gettare le basi per la ripresa economica ed occupazionale del territorio e anche per affrontare i rischi dello spopolamento. Cerchiamo di comprendere come l'Amiata possa valorizzare al meglio le sue tante e diverse opportunità. Parliamo di turismo, di sostegno all'economia locale, di valorizzazione del sistema impiantistico, di turismo ancora della neve, ma soprattutto di turismo all'aria aperta, di ospitalità diffusa, di una valorizzazione dell'eccellenza ambientale, storica, paesaggistica del sistema Amiata. E dietro a questo il sostegno all'attività d'impresa. Tra le priorità individuate dal protocollo anche gli interventi per sostenere i giovani e le nuove imprese, potenziare le infrastrutture, ridurre il digital divide, ma anche promuovere e salvaguardare l'identità del territorio. L'Amiata, credo che, come risulterà poi dalla firma del protocollo, deve assolutamente ritrovare con questo atto il primo passo la propria identità, la propria carta d'identità con cui presentarsi a tutto il mondo esterno. Ha delle potenzialità enormi l'area, si parte dall'ambito spirituale, l'abbazia del San Salvatore, Davide Lazzaretti, il centro buddista, quindi ha un qualcosa questo vulcano dentro le sue viscere che ispira sicuramente poeti, ispira diciamo personaggi di grande rilievo, l'ultimo padre Balducci, tanto per citare, è una terra ricchissima, produce acqua per tutto un territorio vastissimo, produce calore, c'è un interesse grandissimo su questo calore dell'Amiata che ovviamente va inquadrato, va reso diciamo anche fruibile ma a determinate condizioni, a determinate situazioni e anche con prodotti agroalimentari di assoluta qualità. Adesso la palla passerà a 4 gruppi di lavoro congiunti tra Regione, Comuni e Province di Siena e Grosseto che si concentreranno sui diversi temi e faranno emergere i bisogni del territorio da cui realizzare interventi specifici. Abbiamo previsto azioni e sostegno alle politiche a tutto tondo, a 360 gradi, quindi la valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio quindi culturale, ambientale, ma anche tutte le politiche per quello che riguarda più strettamente la mia delega, o meglio le mie deleghe, le politiche sulla formazione, sul lavoro soprattutto giovanile, sull'edilizia scolastica e quindi sull'incentivazione di raccordi forti fra la filiera produttiva e quella formativa.